Ciao, in questo video ti faccio vedere quali sono gli esercizi di respirazione che faccio prima di suonare il piano. Ti chiederai perché esercizi di respirazione? Beh, è semplice, suonare il piano senza saper respirare e senza concentrarsi sulla respirazione significa fare un'esecuzione molto fredda, molto priva di pathos, priva di espressività. E quindi passiamo subito alla pratica, ti faccio vedere più o meno in 8 minuti quelli che sono i miei principali esercizi di respirazione, come si fanno e come farli per introdurli nella tua routine di studio e ti faranno benissimo. Cominciamo! La prima cosa che bisogna fare è capire che ci sono tre tipi di respirazione, quella più profonda, quindi di pancia, quella toracica, quindi respiri con una parte alta del corpo, torace, e poi la parte di respirazione direttamente dal naso, dove praticamente riempi solo la parte superiore dei nostri polmoni. La cosa interessante è che quando siamo molto agitati succede spesso che la respirazione sia questa, cioè molto di naso e di spalle, mentre quando siamo rilassati, stiamo dormendo, la respirazione più profonda ed è addominale. Quindi partiamo direttamente dalla respirazione addominale, che è la più difficile. Metti una mano sulla pancia e prova a tirar dentro l'aria pensando di riempire tutta questa parte qua, e quindi devi proprio vederla che sale. Se non riesci in piedi, puoi provare direttamente sdraiato e sarà molto più facile. Quindi proviamo. Io inspiro. Trattengo 5 secondi. E butto fuori. Quindi rifaccio esattamente come quando riempio, anche quando butto fuori penso di svuotare la pancia, non la parte superiore, perché la parte superiore ancora non la trattiamo. Penso di riempire solo la parte di addome. Inspiro per 8 secondi. Trattengo 5 secondi. Butto fuori altri 8 secondi. Molto bene, la facciamo ancora una volta per prendere confidenza con questa respirazione di pancia. Quindi 8 secondi inspiro, 5 trattengo e altri 8 butto fuori. Quindi trattengo, butto fuori. Ancora due volte. Trattengo. Butto fuori. Ultima volta, inspiro. Trattengo. Butto fuori in 8 secondi. Importante, per inspirare puoi utilizzare il naso, non la bocca, è molto meglio il naso. Per buttare fuori puoi scegliere se utilizzare la bocca o il naso. Io faccio a seconda delle volte diverso. Ok, passiamo all'altro tipo di respirazione, che è quella del torace. Adesso devi pensare di riempire la parte alta dei polmoni, quindi l'inspirazione durerà sempre 8 secondi, ma penserai di aprire la cassa toracica e poter respirare da qua, inspirare da qua. Quindi partiamo, 8 secondi.
trattengo, butto fuori 8 secondi. E di nuovo, stavolta non si riempie l'addome, si riempie solo la parte alta. Pronti, via! Trattengo. Butto fuori. Molto bene, ultima volta, inspiro, trattengo, butto fuori. Benissimo. E adesso l'ultima, che è quella più superficiale, quella che possiamo riempire attraverso il pensiero di riempire solo questa parte alta, quindi le spalle. Te la faccio vedere di fronte. Quindi inspiro. Trattengo. Butto fuori. Di nuovo, parte alta, puoi alzare anche la gola per favorire questa presa d'aria in alto. Trattengo, butto fuori. Ultima volta, se ti aiuta puoi anche aprire le braccia così. Quindi proviamo l'ultima volta, prendo anche le braccia. Trattengo. Butto fuori. Molto bene, adesso arriva la parte più bella, che è quella di combinare queste tre respirazioni, quindi partendo, riempiendo la pancia, poi il torace e poi la parte superiore. Quindi metti le mani sulla pancia e quando poi cominciamo riempirai prima la pancia, poi penserai di riempire il torace e poi, aiutandoti magari aprendo le spalle e le scapole, aprire anche l'ultima parte superiore, quella più superficiale, ok? E poi tratteniamo l'aria e la buttiamo fuori. Proviamo, io faccio sempre 8 secondi, 8 secondi, 8 secondi. Se non ci riesci le prime volte a prendere tutta quest'aria, sappi che col tempo migliorerai, quindi prendi quello che riesci. Buttiamo fuori l'aria e cominciamo. E adesso butti fuori partendo dall'alto. Molto bene, questo era il primo ciclo, lo rifacciamo. Cerca di starmi dietro, ma se non ce la fai a prendere tutta quest'aria, pian piano migliorerai, quindi non ti preoccupare. Lo rifacciamo altre due volte dalla pancia.
Molto bene, ultima volta. In quest'ultima volta, quando buttiamo fuori l'aria, facciamo un suono che è questo. Perché questo suono ci permette di controllare la fuoriuscita d'aria e non farla uscire tutta insieme, quindi rende più facile allungare questo momento di espirazione. Quindi, ultima volta. Molto bene, li abbiamo fatti. Questi sono gli esercizi che io faccio appunto prima di suonare il pianoforte e davvero mi cambiano il modo di suonare, il modo di concentrarmi e soprattutto sono fattibili. Adesso abbiamo fatto le spiegazioni, ma se fai 3 cicli di respirazione addominale, 3 toraciche, 3 nasale e poi fai 3 cicli di respirazione completa, non ci metti più che 8 minuti. In più, adesso abbiamo trattato le singole respirazioni addominale, toracica e nasale solo per questioni didattiche. Io quando adesso faccio questi esercizi, avendo imparato a distinguere molto bene fra una e l'altra, parto subito con le respirazioni complete e ne faccio 8 di fila. Quindi per adesso fai tutto suddiviso perché devi prendere confidenza con la parte addominale, quella toracica e quella nasale. Quindi il tuo diaframma deve un po' abituarsi a rispondere a quelle che sono le nostre necessità in termini di posizione del respiro. Quando il tuo diaframma, che è il muscolo che si trova qua trasversalmente, e che tira su o abbassa i polmoni. Abbassando i polmoni ci permette di riempirli, tornando su ci permette di svuotarli. Immagina i polmoni come 2 spugne. E quindi il nostro diaframma è un muscolo fondamentale, importantissimo, che però dobbiamo imparare a utilizzare attraverso proprio questi esercizi. Quindi falli, scrivimi nei commenti se ti sono serviti e prendilo come abitudine, almeno una volta al giorno fai questi esercizi in modo che diventi semplice anche per te. Farli ogni volta quando ti siedi al pianoforte prima di tutto. Ciao, a presto!